parliamo di come funziona la mente del cane per quanto riguarda l'apprendimento per associazione. Quando interagiamo col nostro cane dobbiamo sempre tener conto del fatto che la sua mente non può fare ragionamenti complessi e associazioni di idee complicate, bensì fa semplicemente associazioni semplici. Vi faccio un esempio subito per essere più chiaro. Quando si manifesta uno stimolo può essere un botto di un fuoco d'artificio ad esempio, il cane associa una risposta comportamentale a quello stimolo. Come utilizzare l'associazione per educare e addestrare il nostro cane? Noi dobbiamo tener conto che questa associazione avviene in meno di un secondo e quando noi vogliamo che nella sua testa avvenga un'associazione, noi dobbiamo far essere chiari e far sì che in meno di un secondo il nostro cane associ uno stimolo a una risposta comportamentale. Come fa un comando a diventare uno stimolo e a suscitare quindi una risposta comportamentale nel cane? Ossia, quando io dico seduto al mio cane, cos'è che fa scattare nel cane il fatto che lui risponde col comportamento seduto? Tutto sta nell'essere chiari quando noi vogliamo spiegare al nostro cane, facendogli fare associazioni, quindi non potendo spiegargli a parole seduto significa che appoggi il sedere, pieghi le zampe, ti metti così, questo il cane non lo capirà mai. Noi dobbiamo semplicemente portarlo nella situazione in maniera tale che lui si metta seduto. Quando il cane si mette seduto, nel momento stesso, ricordiamoci, in meno di un secondo io devo dirgli la parola che diventerà lo stimolo che comporterà quella risposta comportamentale. Quindi appena lui si siede, per essere chiari, noi gli diciamo seduto nel momento in cui lui si siede. Lo premiamo, quindi seduto diventerà qualcosa di piacevole e così, a furia di ripetere, quindi è fondamentale la ripetizione, il cane a lungo andare capirà che quando io dico seduto lui si ricorderà questa cosa e si siederà. Molto semplice. Non perdete tanto tempo a cercare di spiegare al cane no, non così, fai di là, fai di là. Noi dobbiamo imparare coi premietti a portare il cane nella situazione che noi vogliamo, fargli fare l'associazione e dopo un po' io potrò quasi dialogare col mio cane a furia di fargli fare associazioni. Gli prendo una palla, gliela metto davanti, appena lui la prende gli dico la palla. Quella diventerà la palla, ma la palla potrebbe essere tranquillamente chiamata cubo se io gli faccio associare la parola cubo alla palla. Questo è quanto per quanto riguarda le associazioni. Alla prossima, ciao!